Sempre in tema di samba, tratterò in questa clip un piccolo dettaglio molto importante per una serie di figure che sono con precisione i Samba Walks in Promenade, il Side Samba Walk e lo Stazionary Samba Walks. Allora, questi generi di figure hanno una particolarità che nella mia esperienza decennale vedo raramente curata dagli atleti. Effettivamente è un piccolo dettaglio, ma sappiamo come sempre che sono i piccoli dettagli che fanno la qualità, la differenza nella qualità delle azioni. Quindi, come sempre, poi spetterà a voi cercare di curarlo e raffinarlo per dimostrare che naturalmente avete una grande precisione nelle vostre esecuzioni. A cosa mi riferisco nello specifico? Al fatto che il terzo passo in tutte queste figure dovrebbe essere eseguito trascinando il piede leggermente indietro rispetto alla posizione iniziale, non mantenendolo al posto. Quindi praticamente se noi facciamo un samba walk avremo un passo in avanti, avremo un passo all'indietro con l'altro piede e per completare dovremo leggermente tirare di qualche centimetro indietro il piede iniziale. Ma come sempre, vediamolo nell'esempio pratico. Promenade Samba Walks. Al conteggio. 7, 8, and 1, a 2, 1, a 2, 1, a 2, 1, a 2. Come avrete notato, nell'esecuzione del Promenade Samba Walk, il terzo passo veniva sempre trascinato leggermente indietro. Proviamo a vederne assieme anche l'applicazione pratica in un side samba walk e per renderla più visibile cambieremo naturalmente l'angolazione della ripresa. Side samba walk al conteggio 7, 8 and 1 a 2. C'è un'altra figura che potrebbe essere confusa con il side samba walk e si tratta del botafogos. Ma è nel botafogos invece il terzo passo viene mantenuto sul posto e può avere una rotazione che è variabile a seconda della sequenza nella quale viene inserito. Ma facciamo vedere pertanto un botafogos eseguito con il piede sinistro e poi un botafogo eseguito con il piede destro e analizziamo la differenza soprattutto per quanto riguarda il posizionamento del terzo passo. Botafogos di piede sinistro e Botafogos di piede destro. Al conteggio. 7, 8, 1, a 2, 1, a 2. Concludendo anche questa clip, pertanto, come ripeto sempre, le piccole differenze fanno le grandi differenze, quindi starà a voi cercare, cari atleti, di dimostrare quando siete in pista se state danzando ad esempio un side samba walk piuttosto che un botafogos. E sono certo che ci metterete tutto l'impegno per riuscire a farlo, per diventare naturalmente sempre dei ballerini di migliore qualità.